ma rendere protagonisti col loro apprendimento gli studenti, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione e soprattutto un tempo scuola che non sia un tempo appunto fermo dietro i banchi, ma che sia un tempo attivo in tutti gli ambienti scolastici, che possa produrre quella curiosità e quella voglia di apprendere che i ragazzi hanno quasi perso in questa fase pandemica. Non possiamo perdere neanche un giorno, mi auguro che questo sia l'anno giusto. Restando sul tema docenti, li ha visti i casi di quei due, dei due professori che erano sprovvisti di Green Pass e che non volevano vaccinarsi? Sì, per fortuna devo dire sono due, poveretti loro, ma sono solo due, quindi la soddisfazione più grande è che il paese si è rivelato maturo e soprattutto i docenti che lavorano con altre persone hanno capito che è l'unico modo per uscire da questa situazione veramente tremenda poteva essere quella di salvarsi attraverso i vaccini. Chi non lo capisce dovrà allontanarsi dalla scuola, come ha previsto il governo.